Vogliamo continuare il nostro percorso per quanto riguarda la guarigione della nostra anima. Stiamo parlando in particolare del perdono. Abbiamo visto in vari studi la pericolosità, innanzitutto del perdono, di quando cioè noi non perdoniamo, infatti creiamo in noi stessi problemi di ogni tipo, dello spirituale al fisico. Abbiamo visto come a volte possono entrare in noi radici di amarezza e come noi dobbiamo estirparle. Oggi vogliamo parlare ancora del perdono. Il titolo è Perdonare guardando alla croce. Come abbiamo detto più volte, perdonare non è facile, non è qualcosa di semplice, non è qualcosa che ci sentiamo di fare, però abbiamo visto che è necessario. Oggi vedremo che anche se difficile, innanzitutto non è impossibile, come abbiamo visto altre volta, anzi Gesù stesso ha detto, non è una questione di una grande fede, ma di volontà. Però naturalmente a volte è difficile perdonare gli altri, però una cosa che ci può aiutare per perdonare è proprio guardare alla croce, dove anche noi siamo stati perdonati. E questo è il nostro argomento. Vogliamo iniziare subito con un versetto, anzi con una serie di versetti che vedremo passo dopo passo. Luca 6, da versetto 27 a 38. Iniziamo così. Gesù dice, ma voi... Che ascoltate, io dico, ma voi che ascoltate. Innanzitutto notiamo che Gesù sta parlando a voi che udite, cioè a chi vuole sentire. Naturalmente, non sta escludendo i sordi, ma si può essere sordi in tanti modi. Sordi alle parole di Cristo perché magari ascoltiamo ma non vogliamo mettere in pratica quello che lui dice, perché vogliamo un po' fare di testa nostra, seguire i nostri pensieri. Ma questo discorso è indirizzato a chi vuole ascoltare, a chi vuole ascoltare Gesù, a chi vuole ascoltare con disponibilità, pronto ad imparare, a mettere in pratica ciò che sta ascoltando. Quindi Gesù esordice così, ma voi che ascoltate, quindi voi che volete ascoltare, ascoltate e poi dice io vi dico. Anche questa frase, questa piccola frase io vi dico, è una frase importante. Perché? Perché finora magari abbiamo ascoltato ciò che la logica umana suggerisce, può sembrare logico infatti odiare i propri nemici, conservare nel cuore il risentimento e loro riguardi, vendicarsi, ma Gesù dice io vi dico qualcosa di diverso. Quindi voi che siete pronti ad ascoltare Ascoltate quello che io sto per dirvi, perché sono parole profonde e anche rivoluzionarie. E inizia così: Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Quindi parte subito con un'affermazione molto forte: Amate chi i vostri nemici, cioè coloro che magari ti fanno del male. Quindi se vogliamo elevarci spiritualmente, io vi dico Gesù dice che dovete fare proprio il contrario della logica umana. E questo è proprio qualcosa di rivoluzionario. Quindi è normale odiare i propri nemici, ma Gesù ci dice oggi: amate i vostri nemici. E non solo dice amate i vostri nemici, ma dice fate del bene a quelli che vi odiano. Anche questo può sembrare qualcosa di strano, perché? Perché quando qualcuno ci odia o ci fa del male, naturalmente non ci viene. Di fargli del bene. Forse al massimo non facciamo niente, ma Gesù va oltre: non, non fare niente, ma fai addirittura del bene a quelli che ti odiano. Quindi stiamo vedendo queste parole rivoluzionarie di Gesù che possono cambiare anche la nostra vita. A noi che vogliamo ascoltare quello che Gesù dice. E poi va avanti: benedite quelli che vi maledicono. Anche qui c'è qualcosa di interessante. Chi ci maledice, cioè chi, chi parla male di noi, Gesù dice benedite quelli che vi maledicono. Combattiamo il male con il bene. Anzi, come dice anche l'Apostolo Paolo in Romani, vincete il male con il bene. Non dice pareggiate, ma addirittura dice vincete. Dobbiamo vincere il bene con il male. E poi va avanti, pregate per quelli che vi oltraggiono. Ed è proprio quello che ha fatto Gesù su quella croce. Vi ricordate, mentre lui era lì crocifisso, cosa faceva? Pregava. Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Quindi pregare addirittura per quelli che ci fanno del male. Anche questo è qualcosa di rivoluzionario. È vero che tante volte non ci sentiamo naturalmente di pregare per chi ci ha ferito. Ma qui Gesù ci dice... Ci sta comandando addirittura, pregate per quelli che vi oltraggiano. Ma perché ci sta dicendo tutto questo? Perché vuole il nostro bene. Perché sa che quando noi teniamo dell'odio nel nostro cuore, quando noi eh, teniamo quest'odio, questo odio si trasforma in amarezza. E naturalmente a chi fa male? Non fa male alle persone che magari odiamo, ma fa male a noi e anche al nostro rapporto con Dio. E Gesù va avanti, dice ancora. A chi ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ancora una volta, altre parole che parlano di qualcosa di forte. Qui sta parlando di pazienza, la pazienza che sopporta e naturalmente non cerca una vendetta. E poi va ancora avanti. E dice, e come volete che gli uomini facciano a voi, fate pure voi a loro. Anche questo è qualcosa di interessante. Dice, come vuoi che gli altri facciano nei tuoi confronti, tu fallo a loro. Versetto 32. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dei quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori che ci per riceverne altrettanto. Qui Gesù sta dicendo: non dovete fare qualcosa tipo un semplice scambio o di favore fra amici, perché è normale, io do a te, tu dai a me. Qui invece sta dicendo qualcosa di molto, molto interessante. Sta dicendo addirittura di fare del bene a chi non ti ricambierà del bene. Perché questo? Qual è la motivazione? La motivazione va avanti nel versetto 35. Ma amate i vostri amici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Quindi fate tutto questo perché? Perché sapete che quando fate la volontà di Dio avrete un premio grande nei cieli. Tante volte come cristiani sottovalutiamo questo, pensiamo, beh, sono salvato, sono aposto, vado in cielo, però c'è anche qualcos'altro, c'è un tribunale, il tribunale di Cristo, e lì possiamo ricevere quello che Gesù parla come premi, ma in altri posti viene parlato come corone qualcosa di un premio qualcosa di bello e qua Gesù sta dicendo proprio questo quando voi fate del bene a chi non se lo merita vi state costruendo un tesoro nei cieli vi state facendo un premio grande e poi dice ancora e sarete figli dell'altissimo poiché Egli cioè Dio è buono verso gli ingrati e i malvagi quando noi ci comportiamo in questo modo imitiamo Dio stesso. Lui fa del bene anche gli ingrati e i malvagi. Lui fa il splendere il sole anche per loro. E questo comportamento, quando noi facciamo del bene a chi ci fa del male, dimostra che noi siamo veramente figli di Dio. Perché stiamo dimostrando lo stesso carattere di Dio. E poi ancora, versetti da 36 in poi, dice: Siate misericordiosi, come misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicate, giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versato in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Anche in questi versetti vediamo che Gesù ci dice di imitare il Padre nostro che ne c'è. Essere misericordiosi come lui è misericordioso. E poi ci sono questi versetti, dal 38 in poi, datevi sarà dato. Penso che questi versetti li avete sentiti spesso, purtroppo tante volte però sono stati citati fuori dal loro contesto, dando un significato completamente sbagliato non quello che Gesù voleva intendere. Tante volte si dice date del denaro e vi sarà dato, vi sarà dato di più, in misura appigiata, scosta, traboccante. Penso che tutti noi hanno sentito qualche volta questa spiegazione di questi versetti dal 38, ma in realtà Gesù non sta parlando di questo. E questo è un modo sbagliato di utilizzare la scrittura. Ed è anche interessante perché tutti quei passaggi che parlano del perdono tante volte sono travisati. Vi ricordate l'altra volta abbiamo visto quel passaggio in cui i discepoli chiedono: Signore, aumentaci la fede. E tante volte viene predicato: eh, Signore, aumentaci la fede per fare miracoli, opere più grandi. In realtà i discepoli stanno dicendo: Signore, aumentaci la fede perché perdonare sette volte eh, sette, non, non ce la facciamo. E quindi abbiamo bisogno di più fede, ma Gesù alla fine gli ha risposto, se aveste fede quanto un e le senape, poteste dire a questo sicomoro di sradicarsi e andare in mezzo al mare. Quindi non era tanto una questione di piccola o grande fede, ma di volontà. E ora voglio esaminare con voi questo versetto 38, naturalmente nel suo contesto. Date e vi sarà dato. Di che cosa sta parlando? Allora, innanzitutto date che cosa? Cioè qual è il contesto? Di cosa aveva parlato Gesù? Ha parlato di denaro? Assolutamente no. Stava parlando di misericordia, stava parlando di non giudicare, sta parlando di non condannare e l'ultima cosa che dice, sta parlando di perdonare. Quindi date che cosa? Secondo il contesto, date il perdono. E vi sarà dato che cosa naturalmente, sempre il perdono, e questo l'abbiamo visto anche in altri passaggi della scrittura. Ricordate quando dice se voi non perdonate gli uomini. Padre vostro, un padre non perdonerà le vostre colpe. Naturalmente come abbiamo visto non parlava di salvezza, ma parlava della nostra comunicazione con Dio. Quindi questo versetto date vi sarà dato sta parlando del perdono. Quindi date il perdono e il perdono vi sarà dato. E poi continua vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate cioè, con la misura con cui perdonate, sarà rimisurato a voi, sarà perdonato a voi. Quindi, noi dobbiamo vedere così, perché questo è il significato del versetto secondo il contesto e secondo le parole di Gesù. Quindi, date il perdono e vi sarà dato il perdono. Se voi perdonate una cosa piccola a qualcuno, a voi vi sarà dato un perdono misurato, pigiato, scossa, traboccante, cioè. Quando magari ti capiterà di fare qualcosa di sbagliato e ti darai il perdono a Dio, Dio ti perdonerà anche se questa cosa è bella grande, proprio perché hai dato. Hai dato che cosa? Hai dato il perdono. Quindi date il perdono e vi sarà dato il perdono in una buona misura quando cadrete. Perdonate e così sarà perdonato a voi. Mi piace proprio quando esaminiamo la scrittura nel suo contesto perché purtroppo tante volte ci sono questi passaggi che magari li abbiamo sentiti tante volte, però a volte tolti dal loro contesto e perdono purtroppo il significato di quello che Gesù voleva dire. Quindi stiamo vedendo che Gesù ci sta parlando di perdono, di dare il perdono. Colossesi 3:13 dice ancora sopportatevi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Allora, anche qui, vediamo che l'Apostolo Paolo dice: sopportatevi gli uni gli altri. Quindi, a volte dobbiamo sopportarci e dobbiamo anche perdonarci, perché purtroppo succederà che anche ci feriremo l'un l'altro, magari anche senza volerlo. Però, che cosa dice? Ci sta dicendo come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ecco qui, perdonando guardando la croce. Quindi come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Quindi come il Signore ha perdonato voi, così perdonate gli altri. E naturalmente, fra un po' vedremo come il Signore ci ha perdonato. Non possiamo praticare il perdono biblico se prima non l'abbiamo sperimentato personalmente. Quindi, noi possiamo perdonare gli altri quando noi guardiamo come il Signore ci ha perdonato e come è proprio un incentivo, una ragione e una motivazione per noi a perdonare gli altri. Non possiamo dire a una persona: Spero che Dio ti perdoni, ma io non lo faccio. Perché, come abbiamo visto, dobbiamo essere come il nostro Padre Celeste e dobbiamo naturalmente essere misericordiosi come anche Lui è misericordioso. E poi voglio leggere oggi con voi, vedremo in particolare questo brano e anche questa parabola del servo ingrato viene chiamato così. Però, come sempre, è importante vedere il contesto. Perché tutte le parabole che Gesù ha raccontato, non dovremmo prendere solo la parabola, ma vedere cosa stava parlando Gesù prima, di che cosa stava parlando, qual è l'argomento, perché racconta questa parabola proprio in questo momento. E naturalmente noi vogliamo fare proprio questo, leggere tutto il contesto. Matteo capitolo 18, dal versetto 21 al 35. Allora Pietro si avvicinò e gli disse. Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro me? Fino a sette volte, e Gesù a lui. Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò, ecco la parola di collegamento, perciò il Regno dei Cieli è simile a un re che volle fare i conti con i servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti, dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mossa compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo lo strangolava dicendo paga quello che devi perciò il conservo gettandosi a terra lo pregava dicendo Avi pazienza con me e ti pagherò ma l'altro non vuole anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito i suoi conservi veduto il fatto ne furono molti rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Quindi abbiamo visto questa parabola, questo insegnamento di Gesù e vogliamo un po' esaminarlo. Innanzitutto vedere da dove inizia questa parabola. Allora vediamo che c'è Pietro che si avvicina a Gesù e gli dice, dice Signore, fino a quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro me? Fino a sette volte? Qui eh, Pietro sapeva che i rabbini insegnavano che Bisognava perdonare tre volte. Tre volte che era il numero perfetto, no? Allora qui Pietro, parlando con Gesù, per fare un po' bella figura, invece di dire tre, dice sette volte. E Gesù lo ascolta e non dice, ah, bravo Pietro. Invece gli dice: Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Quindi sta parlando di un perdono grande. Perciò Versetto 23, perciò il regno dei, dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Quindi il perciò collega quello che ho appena detto. Quindi l'argomento di tutta questa parabola è il perdono. Perché? Perché Gesù sta parlando di perdono. E poi dice, avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Allora, innanzitutto vediamo che Pietro aveva usato il numero 7, ma qui Gesù usa l'unità di misura più grande che avevano quel tempo, che era il talento, 10.000 talenti, quindi il talento, e utilizza anche il numero più grande che avevano a quel tempo, 10.000. Quindi sto utilizzando, dicendo 10.000 talenti, la misura più grande che avevano quel tempo e il numero più grande che avevano quel tempo, quindi Gesù stava dicendo l'unità di misura più grande moltiplicata per il numero più grande, e per loro questa era una cifra infinita. E naturalmente quando noi ascoltiamo, leggiamo questa parabola, diciamo 10.000 talenti, diciamo: vabbè, 10.000 come 10.000 euro non è qualcosa di grandioso. Ma per loro, quando ascoltavano 10.000 talenti, rimanevano a bocca aperta e ora vi spiego perché facciamo un po' di matematica matematica semplice no? quindi era debitore di 10.000 talenti innanzitutto il talento che cos'è allora il talento non era esattamente una moneta ma era una quantità di oro oppure di argento quindi non era una moneta ma era una quantità di oro o di argento però si può qualificare un talento come 6.000 denari. Quindi un talento uguale 6.000 denari. Un denaro era naturalmente la paga di un giorno di lavoro. Questo lo vediamo anche da un'altra parabola che Gesù racconta, dove c'erano dei servitori che alla fine della giornata dà tutti quanti un denaro. Quindi un talento sono 6.000 denari, un denaro è un giorno di lavoro e quindi 6000 denari sono 6000 giorni di lavoro. Però attenzione, non stiamo parlando di un talento. Non stiamo parlando quindi di 6000 denari, non stiamo parlando di 6000 giorni di lavoro, ma stiamo parlando di 10000 talenti. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo moltiplicare 10000 per 6000, perché 10000 talenti sono 6000 perché sono 6000 giorni di lavoro e vengono 60 milioni di giorni di lavoro. Se vogliamo fare un conto ancora più semplice, quindi 60 milioni di giorni di lavoro diviso 364 giorni per un anno, sono 164.835 anni. Allora ci rendiamo conto di quando loro ascoltavano questa parabola, c'era un debitore di eh, del valore di 164.835 anni di lavoro. Quindi era un debito grandissimo. E andiamo avanti adesso pensando a questo: quindi 164.835 giorni di lavoro di debito. Quindi gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, eh beh, naturalmente come poteva avere tutto quel denaro. Il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Naturalmente anche vendendo lui, la moglie, i figli e tutto quanto, il debito non era saldato. Però, interessante, versetto 26. Perciò il servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Allora, Immaginiamo questo signore che questo servo gli dice, dai pazienza, ti pagherò tutto, ma come può questa persona pagare tutto? Può vivere una persona a 164.835 anni di prendere i soldi per darlo al suo signore? Naturalmente la risposta è no. E il signore di quel servo sapeva che era impossibile che quest'uomo avrebbe pagato tutto. Però il Signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. E qui vediamo la parola importante, mosso a compassione. Quindi la compassione è la chiave del perdono. Questo Signore sapeva che quel servo non avrebbe mai potuto ripagare o pagare questo debito, ma addirittura gli condonò 164.835 anni di lavoro. Quindi immaginiamo questa persona che gli dice, ok, va bene, a posto, cancelliamo tutto questo debito. Immaginiamo noi che a un certo punto abbiamo un debito grandissimo e ci viene cancellato. Un miliardo di euro cancellati di debito, non serve più tornare niente. Come ci sentiremo? Cammineremo forse come in aria, dalla gioia, dalla felicità. E quindi quest'uomo esce da lì e che cosa fa? Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. Non sta parlando di talenti, sta parlando di denari, 100 denari, facciamo il nostro solito conto. Quindi un denaro abbiamo visto un giorno di lavoro. 100 denari uguale 100 giorni di lavoro. Quindi circa tre mesi di lavoro. La domanda è. È poco nel senso, aveva un debito di 100 denari quindi 100 giorni di lavoro. La domanda è poco? La risposta è no, perché sono sempre circa 3000 euro. Quindi eh, tante volte si dice no, non è niente. No, anche questo debito aveva un certo valore, però naturalmente confrontato ai 10.000 talenti del, del debito che gli era appena stato condonato, non è niente. Però anche in questo caso sono sempre 3.000 euro, possiamo dire, ed è sempre qualcosa. Quindi quando la, una persona ci fa del male, non è che è una sciocchezza, è sempre qualcosa, però non è niente confrontato a tutto quello che naturalmente Gesù, ha perdonato a noi, e che cosa fa questo servo quando vede questo conservo che gli deve cento denari e afferrato lo strangolava dicendo paga quello che devi. Perciò il conservo, gettandosi a terra, lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti pagherò. A questo punto, quest'uomo, che era appena stato perdonato da diecimila talenti, e che quando lo stavano per vendere, allora lui si è buttato a terra e ha detto le stesse identiche parole, doveva dire Ma che cosa sto facendo? Mi è appena stato condonato 10.000 talenti, e adesso sto prendendo questo poveretto per la gola per 100 denari. E dice: Abbi pazienza con me e ti pagherò. E quest'uomo, quando diceva abbi pazienza con me, ti pagherò. Qua c'era una possibilità perché magari tre mesi di lavoro poteva uh, riuscire a mettere via questo denaro e poi darlo a lui. Cosa impossibile invece per il servo che aveva 10.000 talenti di debito. Però che cosa fa? Non, non si muove con passione. E qui confrontiamo il debitore 1, quindi 10.000 talenti. Santa milioni e Miliardi di giorni di lavoro 164.835 anni, confronto a 100 denari, 100 giorni di lavoro circa tre mesi di lavoro. Naturalmente confrontando il debitore 2 con il debitore 1 può sembrare niente. però anche il debitore 2 ha diciamo una somma da dare. Però che cosa fa questo conservo? Ma l'altro non vuole, non vuole. Non vuole dimostrare compassione, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: Servo mavagio, io ti ho condannato quel, tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo Signore, ha dirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Quindi a un certo punto qualcuno è andato dal Signore e gli ha detto: guarda, che quello che tu hai appena perdonato di 10.000 talenti, ha preso per il collo uno che gli doveva cento denari e l'ha messo in prigione. Allora che cosa fa questo Signore? Si arrabbia. Lo fa chiamare, dice: Tu sei malvagio. Io ti ho condonato tutto quel debito, e tu non potevi fare la stessa cosa con, con quel tuo conservo. E arrabbiato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Questo significa per tutta la sua vita, perché era impossibile che lui potesse pagare quel grande debito. La cosa interessante è che viene tormentato chi chi non perdona. Lui non ha voluto condonare, o utilizziamo il termine perdonare, il suo conservo e di conseguenza viene lui tormentato. E questo è vero anche per quanto riguarda noi per il perdono. Quando noi non perdoniamo qualcuno, chi sta male siamo noi. E versetto 35 collega questa storia a noi e dice così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. E qui un po' questa cosa ci lascia un po' perplessi perché dice: Così farà il padre vostro. Se voi non perdonate, anche il Signore non perdonerà voi. Però voglio farvi notare una cosa: che cosa chiede il servo, quello che aveva il debito, quello di 10.000 talenti, al padrone? Versetti 26-27 dice, perciò il servo citato su terra gli si prostrò davanti dicendo, apri pazienza con me e ti pagherò tutto, ti pagherò tutto. Quindi lui che cosa sta chiedendo? Sta chiedendo pazienza. Non voleva umiliarsi, infatti dice io ti pagherò. E forse proprio questo è quello che deve farci riflettere. Quest'uomo era andato lì davanti a questo padrone e a un certo punto lui dice: Io ti pagherò. E forse lui aveva questa intenzione di pagare, però naturalmente era una cosa impossibile. Infatti il Signore sapeva che era impossibile che lui potesse pagare questo debito e quindi dice: Vabbè, te lo cancello. Invece quest'uomo forse è uscito col pensiero. Io pagherò e appena che vede questo poveraccio che gli deve 100 denari, dice Ok, 100 denari li posso mettere per ripagare il mio Signore. Quindi lui che cosa ha fatto? Non ha voluto ricevere la grazia, perché cercava in qualche modo di sdebitarsi. e così attaccò il suo amico per avere i soldi. Perché dobbiamo comprendere quello che Dio ha fatto per noi, dobbiamo comprendere che. Il perdono che Dio ci ha dato è un perdono. Quindi è qualcosa che noi non ci meritavamo, che noi non possiamo fare nulla per meritare il suo perdono, perché sennò ci aggrappiamo alle nostre opere, alle nostre cose. Invece, no, dobbiamo capire che il perdono che Dio ci ha dato è un perdono gratuito, per poi dare il stesso perdono gratuito alle persone che magari ci hanno fatto del male. Allora comprendere quello che Dio ha fatto per noi e poi rifiutarsi eh, di perdonare gli altri ci fa essere simili a questo servo malvagio. E naturalmente noi non vogliamo essere simili a questo servo malvagio, anche perché, perché noi vogliamo riflettere su quel perdono che Dio ci ha dato, un perdono grandissimo, per poter poi dare il perdono, più piccolino, diciamo così, alle altre persone, sempre di una certa consistenza. E questo è il significato un po' di questa parabola. Il mio debito davanti a Dio è vasto. Il risarcimento per me, per me sarebbe impossibile, ma in Cristo Gesù sono stato liberato dal giogo di tutti i miei peccati per la semplice grazia. Ho ottenuto una misericordia incredibile da Dio allora voglio offrire questa misericordia anche a chi mi ha fatto del male. Ecco qui, perdonare guardando alla croce. Visto che su quella croce Gesù mi ha perdonato una serie infinita di peccati che ho fatto, voglio fare lo stesso verso un'altra persona che mi ha fatto del male. Naturalmente non saranno chissà quanti peccati che magari farà questa persona nei miei confronti. Però, come io ho ricevuto una grande grazia, voglio dare una grazia anche alle altre persone. L'essere misericordiosi verso gli altri è anche un'evidenza della nostra salvezza. Perché? Perché è frutto di aver visto i nostri peccati verso Dio, che abbiamo fatto verso Dio, completamente perdonati. Quindi, perdonare, abbiamo detto, non è qualcosa di semplice, però quando guardiamo la croce: Vediamo quanto siamo stati perdonati e quindi quanto possiamo perdonare anche gli altri. E qui ci riporta Colossesi 3,13 Sopportate gli uni gli altri, perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Come il Signore ci ha perdonati, così dobbiamo fare anche noi. Ma come ci ha perdonato il Signore? Possiamo dire continuamente, definitivamente, completamente e immediatamente. Continuamente perché Dio ci perdona continuamente. Ogni giorno purtroppo cadiamo nel peccato, chiediamo perdono e Dio ci perdona continuamente. Poi lui ci, lui ci perdona definitivamente, cioè eh, senza riserve e completamente. Quindi non è che ci perdona a metà ma ci perdona completamente e poi quando ci perdona immediatamente subito appena che noi chiediamo perdono lui ci perdona e quindi come il signore ci ha perdonati così dobbiamo fare anche noi quindi anche noi dobbiamo perdonare gli altri continuamente definitivamente completamente e anche immediatamente non perché questo è facile ma perché è la cosa giusta non serve avere una grande fede per perdonare, abbiamo visto l'altra volta, ma ci deve essere quella volontà di perdonare. Quindi per perdonare dobbiamo riconoscere l'importanza della croce. Gesù ha preso su di sé tutti i peccati del mondo, compresi i nostri, ma anche compresi quelli di coloro che ci hanno offesi, ed è morto per essi. Quindi Gesù certo è morto per i miei peccati, ma è morto anche per i peccati che. L'altra persona fa i miei confronti. Anche quelli Gesù ha espiato sulla croce. Tante volte si sente discorsi, io ti perdono se. Quindi io ti perdono se mi dimostri di essere più bravo. Oppure io ti, ti perdono se mi chiedi scusa. Oppure io ti perdono se cambi. Oppure io ti perdono se metti tutte le cose a posto. Ma come abbiamo visto l'altra volta, questa cosa è impossibile. Ed è un po' l'esempio di quella persona che aveva parlato male uh, a tutti quanti, del suo amico, poi va davanti al suo amico e dice: Ti chiedo perdono, faccio qualsiasi cosa che, che vuoi, faccio, basta che mi perdoni. E lui dice, ok, ti perdono. Fai una cosa per me. Prendi questo cuscino, vai sul campanile, strappalo, fai volare tutte le piume. E quest'uomo va, prende questo cuscino, apre, tutte le piume volano di qua, di là. Poi il giorno dopo va dal suo amico e il suo amico gli dice: Ok, adesso vai a recuperare tutte le piume. E l'amico dice: È impossibile. E così come le sue maledicenze erano andate chissà dove, era impossibile riprenderle, così anche quelle maledicenze che aveva fatto erano andate. Disperse, non poteva fare nulla, non poteva riprendersi a parole, non poteva perché, chissà dove erano finite queste medicenze. Ma che cosa, perché ha raccontato questo per dire è impossibile mettere a posto una cosa, però io ti perdono. Non perché te lo meriti, perché nessuno può meritare il perdono. Non perché metti a posto le cose, perché a volte è impossibile. Ma io ti perdono proprio perché io voglio essere simile al mio Dio. Nessuno viene perdonato perché se lo merita. Tanti fatti dicono, quello non si merita il nostro perdono. Ed è assolutamente vero. Come anche noi non meritavamo il perdono di Dio. Ma che cosa ha fatto Dio? Ha usato grazia verso di noi pagando al nostro posto. E anche noi dobbiamo usare grazia verso le persone che ci fanno del male. Io ti perdono se non esiste. Non è per merito, ma la parola stessa, non so se mai avete fatto caso, ma la parola perdono è per dono, per, possiamo dire, regalo, anche in inglese, forgiven. Quindi il perdono non è per merito, ma è proprio perdono, un dono immeritato. E proprio nella parola stessa scopriamo che la persona non deve meritarsi il nostro perdono, non deve fare nulla, ma siamo noi che diamo come dono il perdono. Alcuni dicono, ma allora dove sta la giustizia? Se quella persona sbaglia nei miei confronti e io la perdono, dove sta la mia giustizia? La giustizia sta nella croce dove Cristo ha pagato per tutti i nostri peccati e anche per quello degli altri. Gesù sulla croce ha pagato per ogni sgarbo che noi riceviamo. Tante volte non riflettiamo perché diciamo beh, Gesù è morto per i miei peccati, ma Gesù è morto anche per i peccati anche di altre persone e di quei peccati che magari le altre persone fanno nei miei confronti, Gesù ha pagato anche quelli. E quando io dico no, non ti perdono, Sto dicendo non basta la morte di Cristo. Ci rendiamo conto di che cosa eh, riusciamo a dire senza nemmeno renderci conto. Perché Gesù è morto anche per i peccati di quella persona che ha fatto nei miei confronti. E se io non voglio perdonarlo, sto dicendo non basta la giustizia di Cristo. E naturalmente questo ci deve far riflettere. Gesù ci dice a noi: tu devi, io pago. Gesù ha detto tu devi perché tu hai peccato, ma io muoio per te. Similmente quando noi perdoniamo qualcuno diciamo tu devi, ma non diciamo io pago, ma diciamo tu devi, Gesù ha già pagato, anche per quel peccato che hai fatto nei miei confronti. Perdonare costa. Quando io perdono qualcuno, Gesù però è quello che ha veramente già pagato. Quindi, quando io do il perdono, non è che sto dando qualcosa tra virgolette di mio, sto dando qualcosa che Gesù ha già dato sulla croce. E tante volte non ci rendiamo conto. E invece, noi per perdonare dobbiamo proprio guardare alla croce. Guardando la croce, per perdonare, guardando la croce. Vedo che Gesù è morto per i miei peccati. Bene, sono pronto a perdonare. Gli altri. Perché come Gesù ha perdonato un, una infinità di, di peccati miei, così voglio perdonare un tuo peccato nei miei confronti. Ma guardando la croce vedo che su quella croce è appeso anche il peccato di quella persona che ha fatto nei miei confronti, quella maldicenza, quella, quella brutta parola o quella situazione sgradevole che ha fatto nei miei confronti è già appesa lì su quella croce. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente voler perdonare, perché Gesù è morto sulla croce anche per quel peccato. Dio perdona, io pure. Tante volte si sente quella frase che dice Dio perdona, io no. Invece noi come cristiani dobbiamo dire Dio perdona, io pure. Perché? Perché noi dobbiamo imitare il nostro Padre. Siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro. Quindi ancora una volta abbiamo fatto un piccolo passo, ma un passo importante, verso il perdono. Quindi per riuscire a perdonare dobbiamo guardare a quella croce e dire come lui mi ha perdonato, io perdono gli altri. E su quella croce sto vedendo che c'è anche il peccato di quella persona. E quindi chi sono io da non dare il perdono quando Gesù è morto anche per quel peccato? Che Dio ci benedica e che possiamo camminare nella libertà, nella guarigione dell'anima e nel perdono. Quindi Dio perdona, io pure. Amen.